Buonasera, ben ritrovati con Sportivamente, ovviamente calcio, ma anche basket, volley e sport invernali con il debutto amaro di Massimiliano Blardone nel circuito di Coppa del Mondo a Solden. Blardone non si è qualificato per la seconda manche. Cominciamo subito con i risultati del girone A di Serie D, andiamo a leggerli insieme. Torna al successo il Bra, che supera 1-0 la Pro Settimo. La Caronese continua la sua marcia 4-0 sul campo della Fezzanese. Lo Sporting Bellinzago nell'anticipo ha battuto 4-0 l'Acqui, 2-2 all'MLB tra Borgo Sesia e Ligorna. La Lamignese batte nello scontro d'alta classifica 1-0 l'Oltrepò Voghera, così come il Chieri, che supera con lo stesso risultato nell'anticipo di sabato il Gozzano. E domani, in Dilettanti per Dire, avremo le immagini e le interviste di questa partita. Novese Pinerolo 0-1, Argentina Sestri 0-0, Dertona Castellazzo 2-0 nel derby ligure, che metteva in palio punti importanti in chiave salvezza. Vittoria esterna 2-1 del Vado a Rapallo per una classifica che dopo 10 giornate vede in vetta la Caronese con 24 punti. Il Pinerolo di Nisticora giunge a quota 21, il Gozzano al secondo posto in classifica. Lavagnese 19, Sestri 18, Oltrepò Voghera, Sporting Chieri 17, Argentina 16, Dertona e Borgo Sesia 15, Novese 14, Bra 13, Ligorna 10, Pro Settimo e Vado 9, Acqui 7, Rapallo Bogliasco e Fezzanese 6. Chiude il Castellazzo con 5 punti. Andiamo a vedere i 4 gol dello Sporting Bellinzago contro l'Acqui. Lo Sporting Bellinzago versione casalinga è un rullo compressore. Quarta vittoria consecutiva per i Tigrotti di fronte al pubblico amico con 10 gol segnati e 0 subiti. In cronaca la prima occasione però per l'Acqui, che al quarto ha una buona chance, sponda di Cerutti, Migliavacca tutto solo, calcia però debolmente, non impensierendo Fonsato. Al 25esimo bella combinazione cacciatore montante Gallace, tiro disinnescato da Gaglione sul suo palo. Al 29esimo passa lo Sporting, ancora Gallace, viene agganciato da un avversario in area, calcio di rigore che Massaro trasforma spiazzando Gaglione. Al 42esimo cross insidioso al volo di Rolando, dove però non ci sono compagni. Nella ripresa al settimo cross da destra di Carriero sul secondo palo, irrompe Montante che scarica in rete la palla del 2-0. 3 minuti dopo il tris è servito, calcio d'angolo di Magrin, corta respinta di pugno di Gaglione proprio sulla testa di Montante, che segna il gol del 3-0. Al 20esimo lancio lungo di Cacciatore, precisissimo a pescare l'inserimento centrale di Montante, che davanti a Gaglione non sbaglia, firmando la personale tripletta, segnando il gol del definitivo 4-0. Ora risultati e classifica del campionato di eccellenza, dove si giocava la giornata numero 11. Volpiano Varallo Pombia 0-1, Alpignano Omegna 0-3, Aigreville Juve Domo 0-1, Orizzonti Charvenso 2-0, Baveno Ivrea 6-0, Val d'Aosta Stresa 1-1, Junior Biellese Borgo Manero 0-3, Virtus Verbania Borgaro 2-1. La classifica di eccellenza dopo 11 giornate si accorcia in vetta, perché il Borgaro rimane sia al primo posto ma vede ridursi il suo vantaggio nei confronti degli Orizzonti e della Juve Domo. Borgaro 24, Orizzonti 23, Juve Domo 22, il Varallo e Pombia sale a quota 21. Domani in Dilettanti per Dire avremo il tecnico dei Granata Alessandro Ferrero. Borgo Manero 20, Stresa 19, Alpignano 18, Virtus Verbania 17, quindi classifica davvero che si è accorciata tantissimo. Junior Biellese 16, Charvenso 15, Santia 14, Baveno 9, 13, 3 punti d'oro quelli conquistati dall'Omegna e dall'Alpignano. Omegna che sale a quota 12 ottenendo la prima vittoria sul campo, Ivrea 9, Val d'Aosta 8, Aigreville 7. Chiude il Volpiano con 3 punti. Andiamo al Pedroli per la vittoria della Virtus Verbania, che ferma la marcia della capolista Borgaro. Vittoria importante per la Virtus Verbania, che in casa batte la capolista Borgaro e l'infligge la prima sconfitta stagionale. Andiamo in cronaca a vedere quello che è successo. Si fa subito viva la Virtus Verbania con il tiro di Manfroni, che viene deviata da un difensore sopra la traversa. Sul corner la girata di Costanti finisce alta. Ci prova ancora la Virtus Verbania con Bricco, ma Cantele è bravo a deviare sopra la traversa. Si fanno vedere anche gli ospiti con un tiro di Garofalo, che però risulta debole, e Beltrami non ha problemi. Ci prova Lionello, ma la sua conclusione finisce fuori. Poi ci prova Geografo, ma il tiro termina alto, e poi ci prova Garofalo con una conclusione che finisce di poco fuori.
al 35esimo ci prova Pagliero su punizione, ma il tiro è centrale, il gol arriva sul finale del primo tempo grazie all'Onello. Bricco tocca la palla dentro, la palla viene deviata, Lionello è il più lesto in aria a mettere la palla in rete. Nella ripresa la prima mozione arriva al 23esimo, angolo di incontri, prima ci prova Di Testamoia e poi Manfroni, ma nessuno dei due trova lo specchio della porta. Arriva il pareggio al 25esimo del Borgaro, palla dentro di Moracchiato, bravissimo Erbini l'inserimento a mettere la palla in rete. Al 27esimo ci prova Costanti, ma la sua posizione non trova la specchio della porta. Al 37esimo su un calcio d'angolo Piero Bon viene anticipato a pochi passi dalla porta. Al 38esimo bella azione del Verbagna, palla in profondità per Beretta che tira, Cantele mette in angolo, sul susseguente corner il gol partita con Costantin che è bravo in mischia a mettere la palla in rete. Ci prova poi Sansone, ma para Beltrami, 5 minuti di recupero, risultato non cambia più, vince la Virtus Verbagna, brutto epilogo con un parapiglia che è scoppiato in tribuna. E ora alla Galli, dove il Baveno liquida 6-0 Livrea. Possiamo dire che il Galli non sia lo stadio preferito dalla squadra eporeliesi, dopo aver preso appunto 7 gol dallo Stresa, ne sono arrivati 6 dal Baveno. Donatello Zonca. Il Baveno riscatta la sconfitta di domenica nel derby contro la Juve Domo e travolge il banchette Ivrea 6-0 per la formazione di Pierguido Pissardo in una domenica in cui l'autentico mattatore è Santiago Sogno. 4 gol e 2 assist per il talento argentino. Partita senza storia con il monologo del Baveno che inizia già al 5° minuto. Quadio allarga per Travaini che alza il diagonale però sopra la traversa. All'11esimo Baveno in vantaggio, Sogno dalla sinistra mette in mezzo per Erbetta che a centro area deve solo appoggiare in rete il gol dell'1-0. Al 18esimo Santiago Sogno fa tutto da solo, prende palla, punta Quilico, lo salta, guadagna la linea di fondo e proprio dalla linea di fondo salta anche il portiere per poi accompagnare il pallone in fondo al sacco. Al 26esimo un Sogno particolarmente ispirato alza una palombella che smarca Travaini davanti al portiere che con il corpo respinge. Passano 2 minuti e al 28esimo Zanella scarica per Quadio con Gernera che con la punta delle dita si salva in corner. Alla mezz'ora Travaini assiste Sogno che punta l'uomo, lo salta e viene fermato solo dall'attento Gernera. Al 37esimo arriva il 3-0 propiziato neanche a dirlo ancora da Santiago Sogno che recupera il pallone al limite. Una volta entrato in area chiama l'uscita del portiere e regala di fatto a Travaini il pallone che il bomber del Baveno deve solo appoggiare in fondo al sacco. Nella ripresa il Baveno amministra il pallone, senza affondare più di tanto realizza altre 3 reti. Al 61esimo Gernera respinge il rasoterra di Quadio, Sogno si avventa sul pallone e realizza appunto il 4-0. Al 69esimo travolgente azione sulla destra di Zanella che mette in mezzo per Sogno che buca ancora la porta del portiere del banchette Ivrea. Il Sogno show si completa all'80esimo con l'argentino che conquista un calcio di rigore con conseguente espulsione di Ferrieri e lo realizza battendo il portiere per la 4ª volta personale, 6ª complessiva. Baveno batte banchette Ivrea 6-0, un banchette Ivrea che in 2 partite al Galli di Baveno subisce 13 reti, 7 dallo Stresa, 6 dal Baveno. E anche 3 espulsioni perché aveva finito in 9 contro lo Stresa e oggi in 10 contro il Baveno. Risultati e classifica del campionato di promozione. Dormeletto Fomarco 1-0, Villanova Oleggio 3-3, tripletta di Briola per gli Orange, avremo Ramazzotti domani nella seconda parte di Dilettanti. Accademia Borgo Manero Biogliese 6-0, Fulgor Valdengo Ceversama 0-0. Nell'anticipo di sabato a Suno il Verbagna di Bigi aveva fermato sul 2-2 la capolista Cerano, Ponderano Cossato 0-0, Piedimolera vince in rimonta in trasferta 2-1 contro il Cavaglià, Romentinese Alicese 0-0 per una classifica che vede la Cerano sempre in vetta con 21 punti, visto che Alicese e Romentinese non si sono fatte male, rimangono staccate rispettivamente di 1 e 3 punti a quota 20 e a 18, sale a 17 il Dormelletto, Fomarco e Piedimolera 14, Villanova, Villanova, Verbagna 1959 12, Accademia Borgomanero e Ponderano 10, Oleggio, Cossato, Fulgor Valdengo 9, Ceversam, Biogliese 8, Cavaglià 5 punti a Dormelletto per la vittoria di misura 1-0 con il solito Vezzù dei padroni di casa contro il Fomarco. Ci racconta tutto Daniele Bagnati.
Dopo due sconfitte consecutive torna al successo il Dormelletto, che supera per 1-0 il Fomarco. Il primo sussulto del match al settimo, cross di Marchioni dalla destra, velo di Vezzù che permette la conclusione a Paracchini, Alioli è bravo e respinge. Al tredicesimo lancio illuminante di Motta per Vezzù che è entrato in aria, calcio alto sopra la traversa. Al ventesimo Dormelletto in vantaggio, punizione del solito Vezzù che beffa Alioli. Prova a reagire Fomarco un minuto dopo, Borgani nello spazio per Mariano che calcia lato. In finire di primo tempo, tentativo della distanza di Mariano, palla lontana dallo specchio della porta. Un minuto dopo, angolo di Fusè, girata di Nino, palla alta sopra la traversa. Nella ripresa, dopo 7 minuti, cantatore per Mastroianni, conclusione debole e centrale. Al diciottesimo, occasionissimo per gli ospiti, punizione di Nino per Margaroli, che salva Borgani, conclusione fuori di poco. Al ventiduesimo, palla di Borgani su Marchioni, il signor Lapertosa, non ha nessun dubbio, nelle strade, il secondo cartellino giallo nei confronti dell'ex Omenia. E quindi Fomarco rimane in 10 uomini, Dormelletto pericoloso con Paracchini al 24esimo, palla che esce alla destra di Aglioli, Dormelletto vicino al raddoppio al 36esimo, Ferraris per Giroldi che si fa bloccare, la conclusione da Aglioli, Aglioli ancora protagonista 40 secondi dopo, quando salva su Ferraris. Negli ultimi 10 minuti non succede più nulla e le Dormelletto si aggiudica il match per 1-0. Andiamo adesso a vedere i risultati del campionato di prima categoria. Crevolese-Vogogna 4-1 nel derby. L'Inter Farmaci continua il suo volo vincendo 1-0 alla Boroli contro la Synergy. La Rona batte 3-0 il Riviera d'Orta, Momosizzano 1-0, Briga Castellettese 0-3, Radio Mercato da come barcollante la posizione di Giromini, Ornavassese Valestrona 0-0, Carpignano a Grano 0-1, Riversesi a Cameri 1-1, per una classifica che dopo 9 giornate vede in testa l'Inter Farmaci che prova la prima fuga di stagione, più 4 per la squadra di Zanetti nei confronti della Castellettese. Terzo il Momo che raggiunge a quota 18 il Briga. La Rona risale prepotentemente con la terza vittoria consecutiva a quota 16 la squadra di Bolzoni. Valestrona 15, Synergy, Agrano e Sizzano 14, Vogogna 13, Crevolese e Cameri 8, Ornavassese 7, Carpignano 6, Riversesi a 3. Chiude la Riviera d'Orta con 2 punti, ci trasferiamo subito con le immagini alla Boroli per la vittoria della capolista, ci racconta come è andata la partita il film Andrea Calderoni. Partita favolosa al Boroli di Gravellona Toce tra Inter Farmaci e Synergy, vince la capolista 1-0 che continua la sua striscia positiva e sale a 5 vittorie consecutive. Andiamo in cronaca, al 21esimo punizione di Zanetti, il pallone finisce sulla mano di Cerutti, calcio di rigore per l'Inter Farmaci dagli 11 metri, Calloni non sbaglia per il suo 7° gol in campionato. Al 26esimo immediata opportunità per il pari per la Synergy, ma dal dischetto Schirru non realizza il penalty guadagnato per fallo di Tettamanti e non raggiunge nella classifica dei cannonieri. Calloni al 39esimo, la Synergy insiste con Alberti Violetti sulla sinistra ma il suo diagonale è largo. Al 40esimo Ferrari mette in porta Schirru ma contro Galli non si passa e si rimane sullo 0-1 ospite. Nella ripresa al terzo sgroppata di Corbetta, cross pericoloso ma Alberti Violetti sciupa. Al quinto Ferrari si accentra ma chiude troppo la conclusione. 3 minuti dopo la folata della Synergy si arresta col traversone di Alberti Violetti e la sforbiciata imprecisa di Santini. 50 secondi dopo è ancora protagonista di una partita bellissima la squadra ospite con Zanetti che serve Calloni ma il suo tiro è disinnescato da Fabriani. Al 25esimo involontariamente l'arbitro aiuta Oliva che salta Fabriani ma il neoentrato Carbone salva sulla riga. Al 34esimo torna pericolosissima la Synergy di Sena, illumina Santini, Franzetti appena entrato in campo ci prova ma la
saracinesca di Galli, ancora chiusa al 39esimo, doppia chance per chiuderla per la capolista. Da prima arriva il palo di un altro nuovo protagonista del match, ossia Paris, poi dopo 20 secondi ancora Oliva in rovesciata, va vicino al raddoppio, ma Fabrani si mette la S sulla propria maglietta e diventa Superman al 49esimo, nel quarto minuto di recupero. Incredibile opportunità per il pari, cross di Alberti, Violetti, colpo di Santini, ma la traversa dice di no alla Synergy. Pertanto un incredibilmente emozionante Synergy Interfarmaci si chiude 0-1 per la capolista, che rimane imbattuta. E immagino che si sia divertito il nostro Andrea Calderoni ad Arona Tris per la squadra di Bolzoni contro il Riviera d'Orta. Andrea Paleari. Non c'è storia qui ad Arona al Comunale, quarto successo per i Laquali che si impongono 3-0 sulla Riviera d'Orta. Andiamo in cronaca, all'11esimo subito Arona, colpo di testa di Pelosi, para Monti in uscita. Un minuto dopo il vantaggio dei Laquali, lo firma Sciarini, lancio di Torraco proprio per Sciarini che si gira e appunto porta in vantaggio la squadra di Bolzoni. Al 27esimo poi l'unico tiro in porta del Riviera d'Orta, spizzata di Sacchi per Marino, il pallonetto su Falconelli, la palla però finisce sul fondo. Al 44esimo Arona, Sciarini per Msequa, respinge Monti, un minuto dopo ancora un'azione personale di Msequa che fa tutto bene ma Monti gli dice di no. Passiamo nella ripresa, dopo 4 minuti Msequa va al tiro, la palla finisce a lato. Al 14esimo ancora un duello di Msequa con Monti, a tu per tu con il portiere, ma il portiere alla meglio, non può nulla però all'estremo della Riviera d'Orta. Al 16esimo quando Sciarini tocca in area appunto un pallone per Msequa che gira la sfera sotto la traversa. Al 25esimo notte cross, Andreolli non ci arriva davvero per un niente, è la prova generale al gol del 3-0 firmato da Msequa, doppietta personale dunque per questo giocatore, quando al 26esimo crossa dalla destra notte, Msequa di testa in sacca. Punteggio finale Arona 3, Riviera d'Orta 0, e sottolineiamo il terzo tempo finale qui al Comunale. Andiamo adesso con i risultati del torneo di seconda categoria, leggiamoli insieme. Oleggio Castello Crodo 0-0, Comignago Voluntas 1-0, partita a dir poco maschia, la Voluntas 1 ha finito in 8, sono arrivati anche i Carabinieri al termine della partita. Feriolo Veruno 3-3, Mergozzese San Pietro Gravellona 0-0, Armeno Varzese 1-2, Monte Crestese Premosello 1-1, Casale Cortecerro Virtus Villa 2-1, per una classifica che dopo 7 giornate vede una sola capolista, la Voluntas 1 a quota 17, il San Pietro secondo a 15, Veruno 14, Mergozzese 13, Oleggio Castello 11, Feriolo 10, Monte Crestese 9, Casale Cortecerro sale a 8 con il Comignago e la Varzese, Crodo 7, Armeno 6, Virtus Villa 3, chiude il Premosello con 2 punti. E chiudiamo anche noi con il campionato di terza categoria, andiamo a vedere insieme i risultati di oggi. Beurese Soccer Oleggio 2-1, Provigezzo Lesa Vergante 1-0, Divignano Barengo Sportiva 3-0, Megolo Canobiese 3-2, San Vittore Bogogno 2-2. La classifica con che andiamo a leggere: la Beurese a quota 12 prima, il Divignano secondo a 11, Provigezzo 8, Lesa Vergante Megolo 7, Victor Intra 6, Soccer Oleggio Bogogno 5, Canobiese 4, San Vittore 2, Barengo chiude con 0 punti. Adesso andiamo con il basket in Serie 2, quarto KO nelle prime 4 giornate di campionato per la Paffoni, che ha ceduto 69-51 nel secondo derby piemontese consecutivo contro la Novi Più Casale. Primo tempo discreto da parte della squadra di Magro, che poi si è sciolta come neve al sole nel terzo quarto sotto le triple di Blizzard, 21 punti, 7 su 8 dall'arco per il giocatore di casa. Due soli giocatori in doppia cifra per la Paffoni, capitano Gurini, il migliore dei suoi con 13 punti, e Tyler Smith, autore invece di 12 punti. Fa festa in Serie C Gold la Poli Apostici Pir Domodossola, che passa largo 82-62 alla Pala Cadorna contro il College Basket Borgomanero. Non bastano ai ragazzi di casa i 29 punti della classe 98 Gai, dall'altra parte ce ne sono 17 per Cerutti, 17 per Kuvekalovic e 13 per Raskovic, per una Poli Apostici Pir che dimostra davvero di essere la corazzata di questo girone. Vince in Serie C2
ai tempi supplementari a Arona, che dunque riscatta la sconfitta di settimana scorsa contro Pino Torinese e rimane nelle zone alte della classifica. Per quanto riguarda il volley, vittoria sofferta, dobbiamo dirlo, un po' a sorpresa per la Igor, che ha battuto 3-1 il Club Italia di Bonita. Questi i parziali a favore della squadra di Luciano Pedullà: primo set 25-21, secondo 25-16. La reazione del Club Italia nel terzo parziale, vinto dalle ospiti 25-23. La Igor va sotto anche pesantemente nel quarto set, anche 11-6, poi rimonta punto su punto e chiude 25-23. A proposito di chiusura, noi chiudiamo dandovi conto del risultato non eccezionale di Massimiliano Blardone, che vedete al cancelletto di partenza nel corso della prima manche sul ghiacciaio di Solden, 2800 metri d'altezza, pista molto molto dura e ghiacciata, con una temperatura di meno 2 in partenza e di più 2 all'arrivo. Ebbene, il campione di Pallanzeno ha pagato un ritardo abissale nel corso della prima manche nei confronti del leader, l'americano Ted Ligety. Per Blardone un ritardo al traguardo di 4 secondi e 80 centesimi, era già in netto disavanzo fin dal primo intermedio, poi il distacco è via via cresciuto nel corso della prima manche. Blardone non è riuscito dunque a qualificarsi per la seconda prova, era un po' questo l'obiettivo principale dello sciatore azzurro, che ricordiamo quest'anno scia con i nuovi materiali della Elan. Vedente Blardone al traguardo con un ritardo di 4 secondi 80. Per la cronaca, la gara è stata vinta da Ted Ligety sul secondo gradino del podio il francese Fanara, terzo l'austriaco Hirschel, quarto e migliore degli azzurri Roberto Nani. Comunque nel complesso una due giorni sicuramente positiva per i gigantisti e le gigantische del nostro paese. C'era stata la vittoria della Brignone sempre a Solden nella giornata di sabato. Oggi Nani ha chiuso ai piedi del podio, davanti a lui tre mostri sacri come Ligety, Fanara ed Hirschel. Con questa notizia di sci alpino noi chiudiamo, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento con i programmi di Viceazzurra TV.